Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara. Sono le 20:33 in diretta su Rete 8 Sport. Ringrazio il nostro regista Dino D'Angelo. Allora possiamo vedere subito il quadro completo degli incontri in Serie B. Si giocherà tra domani, domenica e lunedì la 34esima giornata. Allora domani con inizio alle 15 Ascoli Carpi, Ternana Cittadella, Spezia Empoli, Cremonese Foggia, Parma Frosinone, Palermo Pescara, di cui ci occuperemo diffusamente, Bari Salernitana. Domenica 8 aprile alle 15 Venezia-Brescia, alle 17:30 Pro Vercelli-Novara e Cesena-Entella. Lunedì 9 aprile il posticipo a chiudere la giornata numero 13 del girone di ritorno, in totale la 34esima, di fronte Avellino e Perugia con inizio alle 20:30. Diamo uno sguardo anche alla classifica prima di cominciare con i servizi, in cui parleremo approfonditamente del confronto di domani. Palermo Pescara, l'arbitro, lo ricordiamo, episcopo di Imperia. Il Palermo ha 57 punti, il Palermo che dunque è ad una lunghezza di ritardo dal Frosinone, dalla promozione diretta. Il Palermo nelle ultime 7 partite ne ha vinte 4, pareggiate 2 e perso proprio nel recupero di questa settimana sul campo del Parma. Tra l'altro tante polemiche con Zamparini, che lo conosciamo tutti, carico, furibondo soprattutto per le decisioni dell'arbitro. Dunque il Palermo sicuramente è in salute, il Palermo allenato da Bruno Tedino, che lo scorso anno guidava il Pordenone, ha sfiorato per ben 2 stagioni la Serie B con la formazione del Pordenone. Sicuramente un ottimo allenatore che sta dimostrando tutte le sue qualità. Il Pescara purtroppo in questo momento accusa un evidente stato di difficoltà, un momento di difficoltà della squadra biancazzurra, che ha cambiato il terzo allenatore, dunque ha avvicendato Epifani, un solo punto nelle 5 partite del suo interregno dopo Zeman, e quindi c'è Pillon sulla panchina del Pescara. Domani un esordio impervio senza dubbio per il tecnico di Preganzioli. Il Pescara ha 37 punti, punto di vantaggio, una lunghezza di vantaggio sul quintultimo posto, che è occupato dalla coppia Entella-Avellino. Tra l'altro il Pescara non vince in campionato dalla 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, 3 punti nelle ultime 8 partite, la squadra che fa fatica anche a segnare, soltanto 6 reti nelle prime 12 giornate del girone di ritorno. Per contro il Palermo vanta la migliore difesa del campionato con 31 gol al passivo, uno in meno del Venezia che ne ha incassati 32, dunque insomma una partita davvero molto ma molto ostica, un avversario molto ostico per i biancazzurri. Vedremo quello che succederà domani alla Barbera di Palermo. Prima della presentazione del match, oggi in conferenza stampa, la prima conferenza stampa del neotecnico Baby Pillon, c'era anche il DS Luca Leone, che ha voluto ringraziare Massimo Epifani. Ascoltiamolo, circa 30 secondi. Sì, no. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto una premessa. Ci tenevo a ringraziare Massimo Epifani per le 5 partite che ha fatto con noi. Sicuramente sarà una risorsa fondamentale per la nostra società, quindi a lui va un grosso ringraziamento. Diamo il benvenuto al mister Pillon. Conoscete benissimo la sua storia, quindi è a vostra disposizione per le domande. Così dunque il DS della Pescara Luca Leone. Allora entriamo nel match di domani, ore 15, l'arbitro episcopo di Imperia, le probabili formazioni, la presentazione del match e soprattutto i brani più significativi delle due conferenze stampa, quella di Beppi Pillon e quella naturalmente del tecnico del Palermo Bruno Tedino. Vediamo. Diciamolo subito, non sarà agevole, ma i presupposti per farcela ci sono. Certo, si è fatto tutto il contrario di tutto per complicarsi la vita, ma tant'è. Ora l'obiettivo è uno solo, salvare la B, patrimonio di inestimabile valore. Esordio impervio per Giuseppe Pillon, il 62enne tecnico di Preganzioli, si è presentato in punta di piedi con spiccate motivazioni, soprattutto con grande umiltà. In testa un solo pensiero. Ho firmato un contratto per questi 3 mesi e cercherò in tutti i modi di portare a termine l'obiettivo che ho nella mia testa, che è la salvezza.
Una volta che io ho raggiunto quello, io sono l'uomo più felice del mondo. Mi confermano, non mi confermano, pazienza, ma l'obiettivo lo devo centrare. Questo, solo questo, poi il resto ognuno può dire quello che vuole. È il lavoro che poi, se uno vede, se vengo ripagato dal lavoro, se poi il presidente mi riconferma, io sono molto contento, ma è normale, perché per me venire qua è un onore. Ma non, cioè, non mi faccio pugnette mentali, proprio non ho l'età per farmi queste robe qua. No, no, non mi interessa niente. Io faccio il mio lavoro e voglio centrare l'obiettivo, questa è la cosa che mi interessa di più, il resto sono chiacchiere. Aspettiamo naturalmente il campo per giudicare, ma intanto le idee sembrano già molto chiare. Si riparte dal 4-3-3 e da quanto di buono lasciato da Zeman. Innanzitutto voglio dire che Zeman è un maestro, nel senso che è stato per noi che siamo cresciuti, poi lui e Sacchi hanno innovato un po' il calcio in Italia, perciò non posso che parlare bene e avere un grandissimo rispetto per il personaggio Zeman. Diciamo che il 4-3-3 io ho cercato di proseguire il suo lavoro e di dare degli accorgimenti nella fase difensiva, cercare di mettere una squadra equilibrata in campo, che abbia compattezza, che sappia ripartire, però insomma cerco anche di non stravolgere più di tanto. Sai, un conto quando tu inizi dall'inizio, hai 2 mesi di tempo, e per dare un gioco consolidato offensivo bisogna ripetere costantemente, sennò diventa difficile che la manovra venga, vai qua, fai 6-7 schemi, non è che ti vengono subito, bisogna riproporli. Io ho 9 partite, non è che posso perdere tempo un mese per dargli, no, non c'è il tempo, io devo far punti e mi devo basare su quello, dando, come ho detto prima, giustamente degli accorgimenti, mantenendo l'identità che c'era nel 4-3-3 con Zeman. 3 punti nelle ultime 8 partite, la vittoria manca dal 10 febbraio, 1-0 in casa contro la Salernitana. Indisponibili Proietti, l'ex Bovo, Capagliaro, Baiocco, Mazzotta e lo squalificato Carraro. Tra i convocati torna Falco, il probabile 11, Fiorillo, Trepali, Fiamozzi, preferito a Balzano, Coda, il rientrante Fornaser e Crescenzi in difesa, Koulibaly, Brugman e Valzani a centrocampo, davanti Mancuso e Capone, novità sostanziale a supporto di Pettinari. Quello che mi aspetto io è una partita coraggiosa, perché se noi andiamo lì e giochi timoroso e li aspetti con le qualità che hanno loro davanti, ti fanno male. Perciò mi auguro che la mia squadra abbia quell'atteggiamento di pressione e di non abbassarsi, perché se ci abbassiamo secondo me non facciamo fatica a portare a casa la partita. Poi non è la mia mentalità stare là dietro, aspettare, vedere che cosa succede, non è il mio modo di pensare. È chiaro che l'ho preparata guardando l'avversario, come si comporta, questo sì, come loro si propongono, come... E lì l'ho preparata la partita in questo modo qui. Sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che sono bravi, però se la devono conquistare la pagnotta, porca Marisa. Perciò andiamo lì, tosti, non molliamo niente, e chissà, non si sa mai nel calcio. Perciò non mi piace che non sia una squadra che va lì e che abbia, come per dire, se cazzo, noi siamo a pescare, invece la giochiamo. Poi vedremo il campo com'è, se sono così bravi alla fine della partita, complimenti, ma prima se la devono sudare. Per contro il Palermo, terzo in classifica, 9 gol nelle ultime 3 partite al Barbera, dove il Pescara non ha mai vinto. 3-4-1-2 il sistema di gioco, Rispoli e Alessami sulle fasce, Coronado tra le linee a ridosso del tandem Lagumina-Nestorowski. Così Tedino, grande amico di Pillon. È una partita dove i ragazzi devono fare un grande sforzo, perché le attenzioni generali faranno la differenza. Non so come giocheranno, so che comunque sarà una partita molto difficile, perché loro hanno davanti giocatori di grande ripartenza, di grande gamba, di grande accelerazione, perché sono tutti giocatori che ha preso, diciamo, funzionali Mr. Zeman, quindi parlo di Mancuso, di Pettinari, piuttosto che di Baez, di Yamga, cioè tutti i giocatori che hanno delle gambe veramente, Capone, hanno tutti a disposizione delle gambe veramente molto importanti, e quindi bisognerà fare molta attenzione alla fase di transizione, perché loro lì sono veramente molto forti.
Sì, ci conosciamo molto bene ancora da tempi dove l'allenatore era Guidolin nell'89-90 a Treviso, quindi da lì. Era un giocatore che giocava, penso aveva fatto l'ultimo anno con mister Guidolin a Treviso, ci siamo conosciuti lì, ed è un allenatore che ha portato soprattutto dalle nostre parti grandissima mentalità lavorativa, ha vinto dei campionati, ha portato un calcio importante, aggressivo, dinamico. È un allenatore molto bravo, preparato, una brava persona. Ha un fratello con il quale siamo cresciuti insieme calcisticamente, anche di un anno più vecchio di me, 63, quindi è una famiglia che conosciamo molto bene e che stimo tantissimo. Tedino, beh, lo conosco da tempo, sta facendo molto bene, ha fatto molto molto bene a Pordenone, ha fatto un grandissimo lavoro e si sta confermando ad alti livelli anche a Palermo, dove non è facile allenare, perché sapete anche voi che quando c'è Zamparini non è semplice, però si sta dimostrando all'altezza della situazione. Grandissimo rispetto, poi è una bravissima persona, perciò prima della partita saremo nemici, dopo ci daremo la mano, insomma non c'è nessun problema. Così dunque Tedino e Pillon, che sono buoni amici da tanti anni, il resto insomma Tedino, come diceva lo stesso Pillon, ha fatto molto bene con i friulani, con il team friulano del Pordenone, sfiorando per ben 2 anni la promozione in Serie B. Sarà sicuramente una partita molto interessante domani ore 15, stadio Barbera di Palermo. Tra poco vi faremo vedere anche le schermate con le probabili formazioni, ma intanto la prima pausa pubblicitaria, linea Dino D'Angelo. Beh, torniamo in diretta da studio alle 20.47, avevamo detto delle grafiche, della grafica delle probabili formazioni. Allora vediamo subito il Pescara, come potrebbe schierarsi. Beh, insomma non ci sono dubbi sul 4-3-3 con qualche accorgimento, come ha detto lo stesso Pillone, che ha lavorato molto nella fase di non possesso, ma probabilmente ci sarà qualche accorgimento anche per quello che attiene agli esterni offensivi, che potrebbero essere più stretti. Le novità, intanto Fiamozzi sarà rilanciato probabilmente, insomma siamo sempre nel campo delle supposizioni, è stato provato spesso in questa settimana in luogo di Balzano. Non ci sarà Perrotta, dunque fiducia a Fornaser, che rientra dopo il provvedimento di natura disciplinare, insieme con Coda, Fiorillo Trepali e poi Crescenzi a sinistra. Centrocampo Brugman regista, ma anche sul ruolo di Brugman Pillon non lo abbiamo proposto, non abbiamo proposto quel passo della conferenza stampa, ha detto sì, per me può giocare tranquillamente davanti alla difesa, ma per le qualità che ha Brugman può ricoprire anche il ruolo di mezzala, così come lo vedeva meglio Zeman. Dunque Brugman ex della partita, regista Koulibaly e Balzania interni di centrocampo. Ricordiamo che Carraro è squalificato, indisponibili i proietti Bovo, Campagnaro e Baiocco. C'è Falco, indisponibile anche Mazzotta. C'è Falco che è stato convocato, dunque tornerà a disposizione per la partita di domani. Davanti Mancuso e Capone, altra novità direi sostanziale dell'11 che sarà schierato domani dal tecnico Pillon, salvo sorprese Capone e Mancuso, dunque esterni più stretti a supporto di Pettinari. Attenzione perché anche Cocco ha una grande considerazione, Pillon, di Cocco, lo ha detto oggi in conferenza stampa, è un attaccante importante, va sicuramente recuperato, ha bisogno di fiducia e quindi Cocco potremmo vederlo anche in corso d'opera. Del resto a Brescia aveva sfiorato il gol del pareggio proprio in pieno recupero, una occasione che si era creato da solo con un ottimo spunto, poi ha allargato troppo il compasso, però Cocco sta facendo registrare dei progressi continui dopo il grave infortunio al ginocchio risalente lo scorso campionato, quando indossava la maglia del Cesena. Questo dunque è l'11 probabile che sarà schierato da Pillon. Vediamo invece il Palermo, perché qui c'è da ragionare sulla posizione di Coronado. Potrebbe giocare, come abbiamo messo noi in grafica, trequartista, che è un po' il suo ruolo naturale, alle spalle di Nestorowski e Lagumina. Ma Coronado potrebbe essere impiegato anche da mezzala, così come era successo nel match di andata. È chiaro che Coronado mezzala è una forzatura, è un giocatore offensivo, quindi noi propendiamo più per questa posizione. 3-4-1-2 con Coronado alle spalle di Nestorowski, l'attaccante macedone, che si è fermato a quota 13 nella classifica
riservata ai cannonieri del campionato di Serie B, non vive un buon momento. Al suo fianco però c'è Lagumina, è un classe 96, palermitano doc, ha appena compiuto 22 anni, è un attaccante di grandi prospettive, ha segnato 4 gol in netta evidenza, in grande evidenza soprattutto nelle ultime giornate. Pomini tre pali, la difesa a tre formata da Davidovic, polacco, classe 1995, Struna sarà il centrale della difesa a tre, non ha bisogno di presentazioni, lo sloveno che ha militato anche nel Carpi e nel Varese, col Carpi ha vinto il campionato nel 2014-2015 in Serie B, allenatore Castori, e poi Rajkovic, il serbo Rajkovic, classe 1989, sarà il centrale di sinistra. Gli esterni Rispoli e Alesami, Alesami che è rientrato da poco dopo un infortunio che lo ha costretto ai margini per diverso tempo, un classe 91 norvegese che gioca ormai da diverse stagioni nel Palermo, Rispoli che fu grande protagonista nel match di andata sul versante opposto. Nel cuore del reparto centrale Jajalo, croato naturalizzato bosniaco, a Palermo dal 2015 ma ha esperienze anche nel Siena, campionato 2009-2010 25 presenze, campionato di Serie A e poi ritorno in Italia proprio a Palermo nel 2015. Al suo fianco Ciocev, questo bulgaro che ha già lasciato il segno nel match di andata, un match di andata spettacolare col Pescara che ricorderete tutti sbloccò il punteggio con Capone, poi il Palermo riuscì a ribaltare la situazione con Ciocev e Nestorovski e poi un grande secondo tempo, soprattutto i primi 20-25 minuti della ripresa, un grande Pescara che chiuse praticamente nella sua metà campo il Palermo, riuscì a riequilibrare le sorti del match con l'ex Gaston Brugman, salvo poi rischiare qualcosina soprattutto nel finale, ma fu una partita davvero molto bella, vincente e spettacolare. Questa è la probabile formazione del Palermo, ripetiamo, Coronado da valutare la sua posizione, potrebbe giocare mezzala, però è un giocatore offensivo e quindi noi abbiamo, abbiamo optato per questa posizione di trequartista che è quella più congeniale alle caratteristiche del giocatore brasiliano ex Trapani, 3-4-1-2, 3-5-2 che dir si voglia, comunque un Palermo sicuramente grandi firme, un Palermo che ha mantenuto per lo più l'assetto della squadra che è retrocessa dalla Serie A, un Palermo che è terzo in classifica, nelle ultime 7 partite 4 vittorie, ripetiamo 2 pareggi e una sola sconfitta nel recupero di Parma di questa settimana, ad una sola lunghezza dal Frosinone, insomma una partita molto difficile per i biancazzurri, sarà la prima, un esordio impervio sulla carta per Bepi Pillon sulla panchina del Pescara. Ci fermiamo per la seconda volta, restate con noi. E torniamo ancora in diretta per l'anteprima Pescara alle 20.55, parliamo dei precedenti perché il Pescara, come già ripetuto più volte, non ha mai espugnato il Barbera, ex la favorita di Palermo, 12 sconfitte e 9 pareggi. L'ultimo pareggio proprio in Serie A, dicembre 2016, finì 1-1, gol di Quaison per il Palermo, il pareggio di Biraghi al 92esimo su calcio di rigore, sempre in Serie A però. Nella precedente Serie A nel 2013, credo che fosse il mese di febbraio, sempre 1-1 con il pari firmato da Birkir Bjarnason, in panchina c'era Cristiano Bergodi. In B invece negli ultimi due confronti altrettante sconfitte, soprattutto quella del 2013-2014 con il Palermo che si impose per 1-0 grazie al gol di Muñoz. Abbiamo detto anche del match di andata, partita spettacolare, ma nella scheda vi proporremo alcuni gol di alcuni precedenti tra Palermo e Pescara al Barbera, circa 40 secondi, vediamo. Stagione 94-95, Serie B, gol di Ferazzoli con l'evidente complicità del portiere Marigini, pareggio di Criniti, l'anno successivo a Giampaolo rispose nel finale Vasari su calcio di rigore, campionato 85-86, Roselli sblocca il punteggio, rimonta palermitana con una doppietta di Orazio Sorbello, futuro biancazzurro, da incorniciare la rete del 2-1. Pur tuttavia in Serie A febbraio 2013, vantaggio di Birkir Bjarnason 1-1 firmato da Diego Fabbrini.
E infatti era andato in realtà in vantaggio il Pescara con Bjarnason e poi il pareggio di Diego Fabbrini, ex attaccante dell'Udinese e dell'Empoli. Questi precedenti che vi abbiamo proposto, certo, insomma, un campo tabù per i biancazzurri. Ripetiamo, il Pescara non ha mai vinto a Palermo, 9 pareggi e 12 KO. Le 20:58, vi ricordo domani la ricca programmazione su Rete 8 Sport, diretta calcio con Marco Totodonati, il nostro inviato Enrico Giancarli, per le interviste post partita in diretta dalla sala stampa dello stadio Barbera di Palermo. Poi alle 20 il consueto approfondimento con Pierpaolo Marchetti e Aldo Fattore. Le 20:58, proprio in questo momento, vi ricordiamo, dopo la pubblicità, naturalmente il format consueto del venerdì, Cuccioli e Campioni, che verte interamente sul settore giovanile del Pescara, conduce Mila Cantagallo, puntata impreziosita dalla presenza del giocatore della prima squadra, Luca Valzania. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.